Nel 2020 furono impegnati nella seconda ondata della pandemia in un punto drive-thru dove eseguirono decine e decine di tamponi rischiando personalmente il contagio. Adesso 4 sanitari sono stati mandati a processo su richiesta del PM Laura Taddei per abbandono di rifiuti pericolosi e potenzialmente infettivi. Si tratta del responsabile del servizio drive-thru Baldaccio allestito nei pressi del centro storico e di 3 operatori sociosanitari accusati di aver abbandonato alcuni guanti, mascherine e qualche scatola per tamponi vuota sull'asfalto durante il trasloco della postazione. Un cittadino segnalò il fatto e da lì c'è stata l'apertura di un fascicolo d'indagine adesso sfociato in un processo. Secondo gli avvocati difensori, nell'impossibilità di trovare i responsabili materiali dell'abbandono dei rifiuti, nel mirino degli inquirenti sarebbe finito il responsabile del servizio che è imputato di omessa vigilanza e i 3 OS che secondo la difesa sarebbero stati individuati perché quelli dell'ultimo turno prima dello smantellamento della postazione che dal parcheggio Baldaccio fu trasferita in zona stadio e indicativa. La prossima udienza è stata fissata per il 3 maggio 2023. Alpe di Poti in Biancata, siamo sulla collina più prossima alla città di Arezzo che vedete proprio sullo sfondo alle mie spalle e appunto questa prima nevicata, sono circa 2-3 centimetri, regalano anche una bellissima cornice al panorama che si gode da quassù. Nel punto più alto dell'Alpe di Poti siamo a circa 950 metri sul livello del mare. Questa è da sempre la collina a cui gli aretini volgono lo sguardo quando le previsioni annunciano neve. Ora ero qui, ho visto questa cacciatella e sono venuto... Quindi per scattare qualche foto? Sì, vabbè, per vedere la prima neve dell'anno, insomma. Ecco, però insomma la neve attira sempre la curiosità. È sempre bello, sì. Poi quassù c'è un panorama che insomma non è da disprezzare, mozzafiato, sì. Per il momento la coltre bianca è caduta sopra gli 800 metri, i comuni dell'Aretino oltre questa quota sono imbiancati. Nessun disagio alla circolazione, solo gioia e curiosità per un evento atteso. Corsa sulla neve, bellissimo, da Villa Severi fino in cima ai ripetitori di Poti è bellissimo. Finalmente la prima neve è arrivata a Arezzo. Quindi questa corsa è proprio specifica per andare a cercare i fiocchi? Sì, io pratico trail, comunque fa sempre piacere correre in questa atmosfera, bellissimo, veramente. Nei prossimi giorni la neve è attesa anche a quote più basse, per quello che riguarda il territorio aretino, soprattutto nel fine settimana. Una forte grandinata ha mandato in tilt il traffico lungo l'Autosole nel primo pomeriggio di oggi nel tratto del Valdarno Aretino. Il termine giusto è Graupel, grandine molle, a metà dunque tra la neve e la grandine. Tutto bloccato perché non si sale in salita con i mezzi pesanti. In A1 si sono registrati forti rallentamenti per via del fondo stradale insidioso. Autostrade per l'Italia segnalava ad un certo punto fino a 7 km di coda tra Arezzo e Valdarno. Non solo, nel parco delle foreste casentinesi un'auto articolato è finito fuori strada, il TIR è uscito di strada lungo la provinciale 4 del Bitente tra Campigna e il Passo della Calla, i tecnici della provincia di Arezzo sono intervenuti, la strada è rimasta aperta in senso unico alternato. E noi siamo tutti pronti con i nostri sistemi di protezione civile per prevenire qualsiasi possa essere l'esito di danni generati dal maltempo. Quello che in quest'anno, devo dire, con l'arrivo della neve sul nostro Appennino mi rincuora è che questo può dare prospettive agli operatori turistici. Noi abbiamo avuto la scorsa settimana l'incontro col ministro Santacchè, non è che la neve blocchi quello che lì ci siamo detti, abbiamo bisogno di ristori, abbiamo bisogno di risorse per investire sull'Appennino. Anche non in impianti sciistici, ma anche impianti che possano dare un'attività complementare, palestre, palazzo del ghiaccio, spa, piscine, in modo che nei prossimi anni chi prenota una settimana di vacanza non la disdice semplicemente perché non c'è la neve, ma anche altre alternative. Per quello che è nostra competenza, io non voglio certo esprimermi
sulle indagini, è invece quella di procedere con determinazione per quello che riguarda le bonifiche, per cui indubbiamente già quello che avverrà lunedì è un intervento molto concreto, ma contemporaneamente noi abbiamo deciso di portare nella variazione di bilancio di aprile 10 milioni di euro, 5 milioni sul 2023 e altri 5 sul 2024, che si uniscono a 5 milioni che avevamo previsto per quest'anno per avere le risorse e poter procedere con le bonifiche. Devo dire che è importante che vi sia la sottolineatura di questa determinazione da parte della Regione attraverso poi quello che sono le indicazioni di ARPAT, perché possano essere bonificati i siti in modo da frenare quelli che possono essere effetti distorsivi per la salute. Bilancio che ritengo abbastanza positivo, in quanto si sono cercati di dare dei servizi alla città, quindi servizi di controllo, ma anche servizi che riguardano l'educazione stradale, servizi che possono riguardare anche la ricerca di limitare i danni visti i numerosi incidenti che si stanno verificando all'interno della nostra città. Dalle indagini per fermare la baby gang che stava seminando il panico tra i giovani aretini alla sicurezza stradale, dalla lotta al degrado alle nuove dotazioni di pistole e taser. La Polizia Municipale di Arezzo, in occasione della festa del suo patrono, San Sebastiano, traccia così un bilancio dell'anno appena trascorso, 365 giorni segnati profondamente dall'emergenza incidenti stradali, oltre 660 in un anno, quasi 80.000 invece le multe, mancanza di assicurazione, omessa revisione dei veicoli e uso del cellulare alla guida, le violazioni al codice della strada contestate più frequentemente. Si è cercato di fare dei servizi mirati e si continuerà a svolgere dei servizi affinché i conducenti capiscono che prescindere dalle strade, però devono condurre i veicoli rispettando le norme di comportamento, la velocità e avere meno distrazioni possibili. Una delle questioni che poi ha preoccupato gli aretini negli ultimi mesi è quella relativa alla violenza giovanile. Le indagini svolte dalla municipale assieme alla squadra mobile hanno portato agli arresti della baby gang responsabile di una serie di rapine, aggressioni e minacce aggravate. È stato un lavoro di grande delicatezza prima di tutto, però anche di grande efficienza, che ha portato alla chiusura di un problema che, diciamo, dava un'immagine di scarsa sicurezza soprattutto nei giovani, e quindi un ringraziamento particolare alla Polizia Locale per quanto ha fatto. Tra gli obiettivi del 2023, senza dubbio, la quota 100. È un obiettivo importante per il comando, perché consentirà di attivare il quarto turno. Ora, in che tempi sarà possibile ottenerlo non lo sappiamo in questo momento, stiamo ridefinendo insieme all'assessore al personale i fabbisogni dell'intero ente, quindi comprensivo di quello della Polizia Locale. Quello che ci sfugge è quanto durante l'anno, quanti trasferimenti o quanti concorsi vinti in altri comuni potranno impoverire il non cospicuo numero di agenti. Venerdì 20 gennaio sarà celebrata alle 17.30 in cattedrale dal vescovo Andrea Migliavacca la Santa Messa per la festa di San Sebastiano, alla presenza delle autorità civili e militari. Tutto pronto per la prima uscita del carnevale aretino dell'Orciolaia. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna l'evento con un nuovo format e in accordo con il comune di Arezzo in una nuova location più vicina al centro storico. Tra gli appuntamenti in programma, il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023 all'interno del Parco Aldo Ducci in via Montefalco. Trovandosi proprio all'interno di un parco cittadino, le sfilate subiranno delle inevitabili modifiche. Non ci saranno infatti carri allegorici, ma sarà comunque possibile immergersi in un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini all'insegna del circo e della giocoleria. Pronto a tornare anche il carnevale più antico d'Italia, quello di Fogliano della Chiana. Dal 5 febbraio al 5 marzo, per 5 domeniche, verrà celebrata la 484esima edizione di una delle manifestazioni che vanta più storia. Il Borgo Aretino tornerà così ad essere capitale dei Coriandoli, celebrando il carnevale
carnevale con la sfilata dei giganti di cartapesta e tanti appuntamenti per grandi e piccini, dalla musica all'enogastronomia passando per l'arte. Quattro, come sempre, carri allegorici in gara, rispettivamente realizzati dai quattro cantieri Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le vie del centro storico di Foiano. Il 2023 è l'anno di debutto per l'Arezzo Science Lab, un nuovo progetto organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dall'Associazione Culturale Lab, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point. La Fondazione Guido d'Arezzo è indiscutibilmente la principale istituzione culturale della città, ma ha il dovere, e lo fa bene, di interfacciarsi con tutto il mondo della cultura aretina. Quando abbiamo cartelloni di livello come questo, è giusto collaborare. Dal 4 febbraio si parte con un cartellone di spettacolo teatrali a tema scientifico, dove ospiti di rilievo nazionale ed internazionale nei loro ambiti di ricerca porteranno il loro sapere sul palco, presentando con la formula di monologhi teatrali delle lezioni su argomenti di spesso difficile approccio come la fisica, la matematica, la botanica e l'architettura. Inizieremo subito con il botto, come si suol dire, perché avremo Pier Giorgio De Freddi, uno dei grandi divulgatori scientifici e intellettuali del nostro tempo, e poi continueremo con tutte eccellenze italiane a livello internazionale. Avremo per la matematica Paolo Zellini, per la fisica Gabriella Grayson, di nuovo per la fisica e astrofisica Guido Tonelli, per il mondo della botanica e delle neuroscienze vegetali Stefano Mancuso, e Udi Freddi interverrà sul tema dell'intelligenza artificiale. Poi avremo anche uno special event che riveleremo il giorno dell'inizio del festival, il 4 febbraio, ore 21, al Teatro Petrarca con Pier Giorgio De Freddi. Si esce da questi spettacoli non solo divertendosi, ma portandosi a casa qualche conoscenza in più, qualche dubbio in più, e probabilmente poi il confronto su questi temi continua in famiglia, incuriosisce e porta ad approfondire cose estremamente interessanti.